Ciao, benvenuti in un nuovo video. Sì, l'ho fatto di nuovo e niente, non ho resistito, sono andata alla Sephora. Sapete che adesso fanno le box sorpresa e ho voluto prendere la box da 5 euro che è chiusa in questo modo. E niente, sono andata in centro perché dovevo prendere delle cose. Sono andata da Yves Rocher, oltretutto magari vi mostro adesso che cosa ho preso. Questa è Yves Rocher, non c'entra niente. Però, niente, ho voluto vedere nella box da 5 euro se c'erano cose diverse da quella con i campioncini. Che se non vi ricordate di cosa parlo, nelle schede di videomarketing in info box c'è il link con l'altro canale, quell'altro video dove l'ho aperto. Allora, vi mostro le cose di Yves Rocher. Intanto, questa box carinissima, la borsa, sembra, boh, non so se è per i solari, ma sembra quasi che non è. C'è scritto da qualche parte? No, non c'è scritto niente, sembra quasi termica, ecco. Poi ho preso, perché dovevo assolutamente provarlo, il nuovo correttore, questo, che non avevo ancora provato, e nel mentre ho preso anche il tonico, questo, quello effetto cipro opacizzante, perché io non lo uso come tonico opacizzante, ma metto in un vaporizzatore spray. Ed è perfetto per fissare il make up. Se non è, ve l'ho già detto, ma se non l'avete visto, ora lo sapete. Poi, 2 per 5 euro ho preso le creme mani perché queste le adoro. Queste, argan e rosa, e quella mango e coriandolo perché per l'estate sono fantastiche. E poi, fine serie a 3 euro, la maschera viso da 5 minuti. Questa che opacizza la pelle. E basta, era tutto qui. Rimetto dentro alla sua pochettina carinissima perché così non perdo niente perché stavo già perdendo il correttore e adesso andiamo ad aprire la box questa da 5 euro di Sephora perché io sono curiosa e oltretutto devo sapere se anche qui ci sono dei campioncini o cosa, devo saperlo. Allora, la ragazza in la commessa che è stata comunque carinissima mi ha detto che normalmente nelle box da 5 euro ci sono prodotti più sostanziosi. Cioè più cose, però chiusa con un adesivo che come sempre vado a rimuovere e distruggo anche la box, vabbè, ma non importa, tanto sono quelle carte regalo classiche che mettono e guardate voi, pesco, ok, scusate perché mi sto attaccando con l'adesivo. Dunque, ho guardato perché non riuscivo a capire cosa stavo toccando. È una pochette carina, con tutti i glitter all'interno. È carina, tipo per l'estate, per metterci i solari. Ma è bellissima. È bellina come pochette, è fatta anche bene, a me quelle pochette piacciono, quindi la pochette ci sta. E quello che non capivo quando stavo toccando è che, adesso ve lo mostro perché, cioè, maschere. Maschere viso, allora viso, occhi, adesso non lo so, adesso le guardiamo. Allora mi viene da ridere perché io non amo le maschere in tessuto, ma proprio per niente. Mi viene da ridere perché io normalmente durante l'anno non faccio mai le maschere in tessuto e infatti come avete visto ho appena preso da Yves Rocher questa in crema. Perché io la metto su, beh, il tempo di posa è 5 minuti, ma comunque perché io faccio altro. Mentre quella in tessuto devo stare ferma e io non voglio stare ferma, cioè tempo perso. Poi adesso vediamo anche i tempi di posa, però ci sono delle maschere da 15-20 minuti, non ce le ho 15-20 minuti, quindi magari in estate qualcuna in più la faccio perché è rinfresca sul viso, ma normalmente tutto l'anno non le faccio. E cosa vado a beccare? Una box
interessante, ma di maschere viso, che io non faccio o ne faccio poche. E se uno non fa le maschere viso, questa box è inutile. Però, sinceramente, 5 euro sì. Ma io adesso devo guardare sul sito di Sephora, ma penso che costano le maschere. O sono fuori produzione o sono in offerta, non lo so. Comunque, questa è una maschera viso al melograno che dice di essere energizzante e tonificante. 5 minuti. Oh, ma da 5 minuti ci piace. Ecco, queste sono le maschere che piacciono a me. 95% di ingredienti d'origine naturale. Oh. Aspettate per 2 settimane. No, questo devo capire. Perché c'è scritto per 2 settimane? Sono due quindi dentro. No, c'è scritto una maschera. Allora perché per 2 settimane? Beh, questa la facciamo assieme. La facciamo assieme e poi la vediamo. Comunque, questa. Comunque, nell'editing vi metto sicuramente il valore di questi prodotti, quello sul sito. Poi, sempre maschera viso al pompelmo. Purificante e perfezionatrice, sempre 5 minuti. Oh, ci piace questa. Poi maschera viso, sempre da 5 minuti all'ananas. È Pore Perfecting, perfezionatore e lisciante dei pori. Ci piace. Allora, non c'è scritto l'italiano, però io non capisco perché dice 2 per. Oppure ogni 2 settimane da fare. Questo simbolino qua che dice 2 per week. Cosa vuol dire? Perché c'è scritto una maschera. No, beh, da 5 minuti ci piace. Poi, sempre viso, alle tè matcha, mattificanti e anti-imperfezioni, sempre 5 minuti. E l'ultima al melone, no, al melone, all'anguria. Desaltrenant, plumping e rimpolpante. Aiuto, cosa vuol dire? Ideale per la pelle secca. Ecco, perfetto. Io ho la pelle misto grassa, va bene. Aspettate però, 95% di ingredienti di origine naturale. C'è scritto neanche nelle altre. Sì, ecco, solo che non l'avevo letto io perché era sul tono chiaro. Un foglio di protezione meno uguale al meno 20% di plastica. Ah, quindi non c'è quello strato da togliere. Boh, vabbè. Quindi sono di questo tipo 1, 2, 3, 4, 5 maschere. Secondo me viene più di 1 euro l'una. Mi sa che costano le maschere da Sephora. Poi dopo ne abbiamo 4, così che vediamo. Tè Mud Mask, Coach Mattificante, maschera in tessuto ad argilla. Ci piace, penso che sia divisa in due parti. Volevo vedere il tempo di posa: 15 minuti. 15 minuti è tanto per me. 15 minuti, andiamo avanti. Tè Charcoal Mask, quindi maschera al carbone, minimizzante dei poli, dei puli, i famosi puli, i pori. Tempo di posa 15 minuti. Tè Bubble Mask, la maschera che fa le bolle, no, voglio vedere se fa le bolle davvero. 15 minuti di posa, tanta pazienza, dice che detossina la pelle, detossina con spirulina. No, sono curiosa. Se fa le bolle 15 minuti, questa la tengo. Se fa le bolle. E l'ultima, Peeling Mask. 3 minuti! 3 minuti! Una maschera peeling in microfibra ai cocktail di acidi di frutta da 3 minuti! Oh, questa sì. Quindi, ma anche queste in questo caso erano. Ecco.
Nelle altre tre non c'è scritto, mentre in questa c'è sempre scritto 2 per week, quindi forse è ogni 2 settimane da fare. Può essere, può essere. Fatemelo sapere voi. Comunque, considerando che la box è da 5 minuti, abbiamo trovato la pochette e 1, 2, 3, 4 maschere di questo tipo, tutte di Sephora, e 5 maschere di questo tipo. Non so se facevano anche dei kit. Forse sotto Natale facevano dei kit e queste sono rimaste, non lo so. Se amate le maschere in tessuto di Sephora, fatemelo sapere e fatemi sapere anche da quale parto a provarla, da quella che fa le bolle, anche se è da 15 minuti. Le altre possono anche provarle perché sono da 5 minuti, ok. E niente, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, se vi ho fatto compagnia, se anche nelle vostre Sephora ci sono le box così omaggio, cioè magari omaggio, le box regalo, fatemi sapere tutti insomma nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!